Un José Mourinho provato e felice dopo il trionfo di Tirana. Emozioni, lacrime e gioia. Un tornado di emozioni che lascia spazio a considerazioni che vanno al di là della singola partita e che riguardano il futuro prossimo suo e della Roma. Che continuerà insieme perché Mourinho ha confermato di voler restare in giallorosso senza se e senza ma. Anche se sono tanti i pensieri che scorrono nella mente nei minuti del dopo trionfo, lo Special One ribadisce la ferrea intenzione di continuare il progetto romanista. Un trionfo dopo 31 anni d'attesa, ottenuto in pochissimo tempo al suo debutto in giallorosso, in un club e una piazza più che esigenti e umorali. 11 mesi a Roma è straordinario. Come avevo detto ai ragazzi spogliatoio in campionato, abbiamo fatto ciò che dovevamo fare. Abbiamo fatto il nostro lavoro qualificandoci in Europa League. Oggi non era lavoro, era storia e abbiamo riscritto la storia di Roma. L'emozione ha avuto ancora una volta il sopravvento sul portoghese, così come era accaduto all'Olimpico dopo la vittoria sull'Leicester. Anche a Tirana si è lasciato andare a bordo campo, riconfermando la speciale empatia con il popolo giallorosso, che esploso di gioia anche in capitale con un Olimpico dove in 50.000 avevano assistito alla gara davanti ai maxi schermi, inneggiando lo Special One e giocatori senza sosta. Un sogno avveratosi, un obiettivo raggiunto con sacrificio e fatica, ma che rappresenta il punto di partenza e non un punto d'arrivo. Adesso io rimango, non c'è dubbio, anche se ci sono voci, io voglio restare a Roma e voglio capire cosa vogliono fare i nostri proprietari e dare un proseguo ad un progetto di gente sana, onesta e seria. È nella storia della Roma, ma anche nella mia, sono 5 trofei europei, mi fa sentire un po' vecchio, però è una cosa straordinaria per la mia carriera. Ora è il momento della vacanza e di riflettere su tutto questo che siamo riusciti a fare.